Ecco, la voce della nazionale, la voce della La voce nazionale oggi allo stadio Arechi per la Rai. Che Salernitana hai visto? Forse troppo remissiva? oggi onestamente deludente, non soltanto per l'aspetto tecnico, perché il divario rispetto alla Roma è notevole, quindi era facile immaginare che insomma ci fossero enormi difficoltà, però soprattutto nel secondo tempo, da un punto di vista della reazione di carattere dopo che sono cominciati ad arrivare i gol della Roma, diciamo che questa reazione sostanzialmente è mancata. Da quel punto di vista era lecito aspettarsi qualche cosa di più, anche perché la Salernitana si dovrà naturalmente preoccupare di fare un campionato di grande sofferenza per guadagnare la salvezza, e quindi ci vuole uno Ha spirito bisogno di diverso. rinforzi a tuo avviso, come un po' invocano i tifosi, cioè non sembra, sembra una squadra ancora largamente incompleta, al di là della forza della Roma. È largamente incompleta. Io credo soprattutto al centrocampo ci sia bisogno di rinforzare con un paio di elementi la squadra, perché la qualità, onestamente, almeno per quello che si è visto oggi, è modesta. Serve qualcosa anche in difesa per garantire una maggiore solidità. Una squadra che l'anno scorso, nel campionato di Serie B, aveva fatto bene dal punto di vista di tutto. Quest'anno invece in giocatura ha già subito 7 gol, ottimo della categoria diversa, un livello è notevolmente superiore, però insomma bisogna trovare anche appunto nella qualità degli uomini delle posizioni migliori rispetto a quelle che sono le posizioni di Castori dal momento. Vediamo un aspetto positivo, cioè il pubblico, esattamente, al resto, esatto. L'aspetto positivo era il pubblico, perché c'è stato questo Enrico, avvicina il microfono. ed è una risorsa importante che potrà essere utile naturalmente nel proseguo di questo campionato, con l'obiettivo di centrare la prima salvezza nella storia della Salernitana, perché come voi ben sapete nelle due precedenti esperienze arrivava subito la retrocessione. Insomma, bisogna lavorare molto e bisogna dare dei rinforzi a Castori, che non può fare miracoli. Grazie Alberto.